Ciao ragazzi e bentornati all'ultima parte di Pokémon Mystery Dungeon, i portali sull'infinito. Ok ragazzi, in questa parte qua andremo a reclutare Cobalion. Ok, ed eccolo qua, se avete coraggio. Ok, apriamo il portale, missione per l'ultima volta, almeno online insomma, l'ultima volta che vedrete il portale missioni aperto insomma. Poi vabbè, off camera arriverò al rango perfetto, però siccome non intendo farlo vedere ragazzi, ecco, per oggi ultima parte, ultimo da reclutare. Sì, ciao Joli, proprio skillatissimo nel parlare. Ok, c'è Vector che vuole imparare terremoto. Ok, direi di no in realtà, visto che colpisce tutto il team, oltre che tutti quelli nel piano. Invece oltraggio direi che è una buona mossa. Per dire, sgranocchio o garanzia, direi che garanzia la tolgo, va. Tanto garanzia ce l'ho già io, e anche il mio amico Emboar, per il quale ho deciso di non dare nicknames. Dall'altra parte c'è Argug che non ha imparato niente, però va bene. E sta bien así. Ovvero sta bene così. Ok, dimenticavo che tu hai la brutta abitudine di andare a spammare, insomma scarica, se non te la toglie uno, tu lo fai di continuo. Però viene, insomma. Allora, non ho guardato in realtà che piano è la missione. Oddio, 20. Vabbè, ragazzi, vedo quanto tempo ci vuole per arrivare al 20° piano. Se ci vuole troppo, veramente io o velocizzo oppure tagliuzzo la parte, perché sapete com'è, no? Dopo viene quello lamentarsi, oppure ci rimetto io che magari tanti visualizzano e non mettono like, appunto perché è veloce, oppure perché è lento, oppure perché è corto il video, insomma ogni volta ce n'è una, quindi vabbè. Allora, nel frattempo ragazzi, io vi dico già che comunque sia dopo questa serie forse farò Bowser Inside Story più il viaggio di Bowser Jr. tipo sì, è esatto, il remake del capolavoro uscito nel 2009, ovvero Viaggio al centro di Bowser normale per DS. Però non so se fare anche la storia o se fare solo la, diciamo, storia extra, per il problema, diciamo, delle battaglie con Bowser gigante, che devi tenere il 3DS in maniera simile alle battaglie che c'erano in Dream Team Bros con Onir Luigi gigante. Vedetevi Dream Team Bros se non capite di cosa sto parlando, perché insomma questo accadrà per 4-5 volte e non so se riuscirò a farlo, perché all'epoca avevo un sistema, però adesso ragazzi non mi ricordo più qual è. Ecco, se mi ricordassi qual è almeno, magari. Vabbè che non succederà subitissimo, ci vorranno un po' di parti prima di, diciamo, arrivare a quel punto lì della storia, però cioè ragazzi, farò una cosa di prova almeno, magari. Vedremo se, diciamo, il video di prova poi sarà un successo oppure no. Deciderò se far la storia o meno. Però anche se fosse ragazzi, io Super Star Saga per 3DS l'ho rifatto perché mancava quello originale che ho cancellato, perché quello originale per Super Star Saga in quel caso lì invece, diciamo che era nabbo, troppo nabbo perché restasse su YouTube e facesse successo la serie. Allora ho detto vabbè, magari la rifarò quando si saranno dimenticati dello schifo che feci. Anche per causa a volte un po' della gatta che l'avevo appena presa quell'estate, agosto 2014, e faceva molto casino, insomma. Anzi, non l'ho presa neanche ad agosto, ragazzi, in realtà. L'ho presa a tipo agosto 2013, ecco. Tanto per dirne una. Anzi, no, aspetta, scusate. Sarà stato febbraio 2014, boh. Non mi ricordo quando l'ho presa la gatta, però comunque, ecco, ai tempi avevo anche quel problema lì, oltre che a capire come usare Camtasia.
E niente ragazzi, quindi non so se nel caso di Bowser Inside Story farò la storia di nuovo, quando potete vedervi quella per DS, però insomma magari, chissà. Cioè, tanti fanno non so Rubino e Omega Rubino, per dire, quindi magari vale la pena anche solo provarlo, farlo vedere per il miglioramento audio e di grafica. Ok. Allora, 5 minuti, siamo al quarto piano. Io però ho dei sistemi veloci per andare alle scale, per fortuna, quindi forse dal quinto in poi potrei usare quelli. Perché ragazzi, dovete sapere che nel frattempo io mi sono fatto un bel po' di strutture e le ho anche migliorate tantissimo. Visto che, come avete visto, purtroppo Cobalio non è spuntato fuori fino a oggi, lunedì 18 marzo. Ok, allora. No! Non mi dire questo. Vabbè, prossima volta lo so che c'è lì la porta. Mi prendo dei tesori. Mi tengo, non so, un po' di spazio libero e vabbè. Vabbè. Solita porta chiusa a chiave, che sarebbe bello andare a vedere che c'è. Ma tanto ragazzi, voi lo sapete già. Anche in questo caso qua ragazzi, scusatemi se ho avuto molti imprevisti. Però, scusate, come si può dire, queste cose qua si triggerano a caso, nel senso che nessuno sa se devi aspettare 200 giorni di vita reale oppure se ti appare subito Cobalio nuovo. Terrakion, a me è andata bene con Terrakion, un pochino molto meno, insomma, con Cobalion invece. Virizio mi sarebbe piaciuto che anche lui fosse, diciamo, ottenibile nello stesso modo, però se uno vuole mettere un leggendario come protagonista, io non ho niente in contrario, tanto anche in Super Mystery Dungeon avete visto che, non so, anche in Esploratore del Cielo c'era Celebi, che nonostante non so fosse di contorno come personaggio, però c'era. E un dungeon con lui l'avete fatto, per dire. Ecco, forse ragazzi, non so, avrò rovinato un po' l'atmosfera a dire ma è un protagonista proprio Viridian che ti aiuta sempre, avere un alleato così sempre, magari non è più bello. Sì, in effetti può rovinare l'atmosfera, in effetti. E quindi la lamentela ci sta un pochino, però vabbè. Io rispetto la volontà dei programmatori, cioè ragazzi sicuramente sapevano quel che facevano. È un po' come dire sulla Rockstar Games, perché non ti aspettavi che GTA 5 fosse, non so, scadente perché non c'è, non so, quello o quell'altro della serie. No dai, sanno quello che fanno. Se uno dice che fanno stronzate perché boh, non sa neanche lui quello che dice, non ha studiato programmazione, quindi vabbè. Quindi ragazzi, insomma, se qua mancano certi tipi di Pokémon, ci sarà il suo motivo, che ne so. Magari avevano problemi con le forme di Basculin, linea blu, linea rossa, per dire. Non so. Beh. Comunque, allora, direi di usare questo attacco coordinato. Ok, ti è. Pigliatelo. Voilà. Adesso io mi allontanerò dal gruppo, perché indovinate che farò? Se ne puro. Non so neanche quanti ne ho, però va bene. Allora, attenzione, però, scusatemi un attimo. Allora adesso, scusate ragazzi, adesso aspettatemi un attimo, perché mi sembra che c'è il gatto appunto che vuole andare dall'altra parte. E ci sono, cioè sono l'unico che sono in casa. Ok ragazzi, è andata di là. Scusate ragazzi, però purtroppo mi tocca aprire ogni tanto, essendo un piano elevato, il secondo per dirla tutta. Ecco, purtroppo Fusi al piano terra potrebbe gironzolare come gli pare piace, invece non può. Non nel nostro caso.
Insomma, vabbè. Ok, intanto io sono addormentato. Ma maledetti, mi lasciassero andare. Basta. Per piacere. Sì, ciao. Certo, me ne andrò molto presto, mi dicono. E la confusione. E l'essere addormentato. E viva la salute. Basta! Aiuto! I signori qui presenti avrebbero rotto il cazzo. Sapete che ora è adesso? È ora di essere confusi. E niente, vabbè. Io che speravo che... Oh, mo mi sono rotto, eh? Uno ucciso. Tu ti evolvi, ma tanto non risolverai niente. Va bene, va bene. Madonna. Che situazione, ragazzi. Ovviamente il gioco ti avvisa perché comunque sia, si vede che è l'ultima parte, l'unica in cui si è evoluto qualcuno in un dungeon, quindi... Insomma, presuppongo che nelle altre parti non si sia mai evoluto nessuno dei nemici. Ecco ragazzi, questa comunque è una meccanica di quelle che vi dicevo che ha fatto molto piacere a me, insomma, non so a voi, però a me è piaciuto, insomma, il fatto che, insomma, i nemici possono evolversi, invece te, dopo la storia, soltanto, se no, nada. Anche se comunque tanti... O se ne dimenticano di queste cose, non ci fanno caso. Però poi... Cioè, sempre ad odiare Gates to Infinity. Slash portali sull'infinito. E questa cosa qua, ragazzi, non la capisco. Cioè... Bicchiere mezzo vuoto, sì. Vedere il bicchiere mezzo pieno, no. Ma chissà. Che vi ha fatto di male sto gioco, ragazzi, chi lo sa. Vabbè, mancheranno un paio di... mostriciattoli, però anche... Ad Alola, per dire, allora, in sole e luna non è che ci siano tutti, però lì nessuno ha detto niente. Insomma, l'ipocrisia, le cose che Giulio non capisce, o forse sono veramente cose che non vanno. Allora, riva di sfera, non è che serve tanto a me. In realtà, vi dico, a me non servirebbe nemmeno. Allora, ok, i soldi. Grazie. Ok. Non funziona. E meno male. No. Non devi dire meno male, Giulio, che guarda cosa è successo adesso. E peggio ancora, devo... esatto, ritornare qua. Madonna, ragazzi, se odio quando devo tornare in un posto che... A saperlo, guardate. Vabbè. Tu spammi il tuo carissimo scarica. Chissà che non si, appunto, scaricherà la mossa. A furia di usarla. Ok. Bravissimo. Se non è altro, fai un bel po' di piazza pulita. Anche nell'ultima parte ti arriva di utilissimo. Il nostro caro Aragog. Insomma... È bravo, molto bravo, fa il suo lavoro non pulito, però insomma abbastanza ottimo, insomma abbastanza buono. Odio quella, la odio, la rancor trappola. Non avete idea, ragazzi, di quanti problemi può dare. Ok, pigliati. Ok, e ancora. Ole. Allora, adesso però variamo un pochettino e usiamo una vecchia conoscenza, detta Lumisfera, che ho comprato da sfere prodigiose e mi ha migliorato ovviamente, se no... Di base la struttura non offre lumisfere, se non erro.
Ok, Ponyard, uno schifo di Pokémon quando ci sono gli Scizor, se devo dire la verità. Non tanto perché, diciamo, come aspetto o come Pokémon, però ha una debolezza, diciamo, pesante alla lotta, che è molto diffusa nei, come si dice, nei team, ecco. Basta vedere Mien Shao, Lucario, Crab Abominable, Breloom, Infernape, insomma, qualunque starter per dire di tipo fuoco, a parte Charizard e Typhlosion e l'altro, ovvero Delphox, e anche Incineroar. Vabbè, insomma, comunque sia, Ponyard, ragazzi, non si salva molto. Se proprio siete amanti di B-Sharp potete insegnargli aerosalto, però non aspettatevi che tutti possano morire in un colpo solo, specie se si chiama Hariyama o specie se si chiama Machamp, entrambi presenti ad Alola, quindi ecco. Tu Ponyard saresti anche simpatico, saresti anche bravo, non è colpa tua, però insomma sei lentino. E questo, insomma, unito a aerosalto, l'unica cosa decente che impara, a parte cozzata Zen, insomma, ti renderebbe un po' una scelta un po' stupida, di tipo buio e anche di tipo acciaio. Allora, Elisir, Irocchetta, scherzavo, lo so benissimo cosa è scritto, però volevo solo, insomma, intrattenere un po' di più. Ok, allora, adesso 17 minuti. Beh dai ragazzi, io, insomma, una ventina di minuti non ha mai ucciso nessuno, va, in realtà. Dai, poteva andare anche molto peggio. Che poi anche lì, ragazzi, tanti dicono che, non so, negli ultimi due Mystery Dungeon è più difficile trovare le scale. Sarà, ragazzi, ma a me, anche in Esploratore del Tempo e dell'Oscurità, facevo molta fatica a trovare le scale. Quindi, non dico, ragazzi, che avete torto, però esperienze di gioco mie che mi fanno dire il contrario. O che, per meglio dire, mi lasciano un po' perplesso, per dire, non so, i dialoghi sono lunghi in Gates to Infinity. Beh, amico, guarda che anche negli altri episodi non è che sempre fossero, diciamo così, parliamo di una cosa e poi finiamo lì il discorso. Però vabbè, insomma, sarò io, ragazzi, troppo buono, chissà, che ne so. E intanto arriviamo al piano 17. Usiamo una sfera scala o un qualcosa, una lumisfera, se la ho. Facciamo ordine, magari, che trovo più facilmente. Ok, lumisfera. Ok, i soldi non so neanche se... Sì, la riprendo, va. Sfera benessere, ma se non la uso, perché la raccogliete? Vabbè. Ok, piano numero 18, Pierfietto. Ok, allora, bene, eccole lì le scale, Pierfietto. No, 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 non li devi sconfiggere. Anzi no, attualmente dobbiamo sconfiggere in realtà, invece. No, 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 ok, andate tranquilli, va. Tanto bloccavano la strada, quindi... Ah, ma la strada non porta lì! Ma vaffanculo. C'è l'icona delle scale, ma non ti rivela la mappa dove devi andare. Vedi, perché allora, in un certo senso, è peggio. Ora comunque... Ah, non siete affetti da rancore voi?
invece sì, guardalo. Solo che non legge attentamente la cronistoria, allora non si rende conto. Ok. Elisir à moi. Elisir anche pour toi. Esatto. Lui che adora, insomma, usare tutti i tipi di mosse che conosce. Phew, dai, ce l'abbiamo quasi fatta. Manca uno solo piano. Il 20° non lo contiamo perché tanto... Cioè... Oh, ma la smettete? Proprio adesso? Basta! Vai a fanculo, va. Grazie. Della teca intanto. Ed ecco qua. Siamo arrivati. Benissimo. Più che altro peccato che, diciamo, c'è la solita host e non c'è un'host dedicata praticamente ai tre spadaccini. Peccato quello in realtà. Ecco ragazzi, vedete, se proprio devo criticare Gates to Infinity dico peccato che non avete fatto un qualcosa, una host esclusiva per, non so, i leggendari. Peccato che non si possono reclutare, quello sì, ma soprattutto anche che mi ricordavo che Palkia non aveva la solita host del ricercato, ne aveva una tutta sua. Ma in fondo ragazzi, che mi lamento a fare? Sembro ancora più polemico di voi, se lo faccio. Ok, allora, lasci qualcosa, grazie mille, ma soprattutto, join the team Heaven. Thank you. Ma certo! Dopo che mi hai fatto sclerare che doveva uscire questa parte di sabato, eh? E vorresti anche che io... Non ti accetti così che devo aspettare chissà quanto ancora. No, 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 no. Tu entri adesso. Bene. La mattina dopo. Bene. Ecco qua. Ci svegliamo come sempre. Ma ragazzi, la nostra, il nostro let's play finisce qua. E io da adesso in poi, se mi andrà ogni tanto, giocherò per conto mio, se mi andrà. E nulla. Questa era l'ultima avventura del Team Heaven che almeno vedrete su YouTube, Tutubo. E nulla, vabbè. Mettete un bel like se questa serie vi è piaciuta, un bel commento, condividete il video e iscrivetevi al canale. Io sono Gel92, mi mancavano solo 42.000 tipo punti, come vedete era il rango perfetto, che è l'ultimo. E niente. Allora ragazzi, ci si beccherà con sicuramente, per riassumere, il viaggio di Bowser Jr. e forse con la storia del remake di Mario Luigi, viaggio al centro di Bowser. Ci sentiremo forse, dico forse, ai primi di aprile, vedrò io un po' quando sarà il momento più opportuno. E niente, prima di allora ragazzi, Gel92 intanto... compirà 20 anni, no scusate, 27 anni il 20 marzo, ovvero dopodomani, e niente, quindi sapete già cosa dovete fare, e nulla, arrivate a questo punto ragazzi, io vi dico, ecco, non tartassatemi, quando esce esce, e niente, per il resto... Adesso mi dedicherò a aggiornare la pagina Facebook che è un po' indietro, ecco. Quindi ci si becca lì. Se avete qualcosa da commentare, commentatelo anche lì, magari. E per il resto, niente. Ci si becca quindi alla prossima serie.